tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. In manette a Urbino una banda specializzata in furti nei supermercati. Cosa fare in caso di calamità naturali? I bambini di Lucrezia a lezione di protezione civile. Il Lions Club rimette a nuovo il parco pubblico di Viale Italia a Fano. Alla vigilia del 1° maggio, ecco alcuni consigli per una gita fuori porta. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia. La cronaca in apertura: la Polizia di Stato ha sgominato una banda di 3 individui specializzata nei furti in supermercati. 3 persone, 2 uomini ed 1 donna, sono state denunciate in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Urbino per furto nel supermercato Conad della città ducale. Il fatto risale al 15 aprile scorso e ad inchiodare i responsabili sarebbero state le immagini di videosorveglianza riprese dalle telecamere del negozio. I 3 operavano sempre insieme e la tecnica messa a punto era semplice ma efficace. Un uomo e la donna si mettevano in coda contemporaneamente per pagare alle casse mentre loro tenevano occupati i cassieri e facevano da scudo con il loro corpo. Il terzo arraffava il denaro nella cassa temporaneamente chiusa. Il trucco funzionava perché solo a fine giornata il titolare del supermercato si è accorto dell'ammanco di quasi 800 euro dagli incassi giornalieri. Gli incroci delle immagini con altri episodi simili avvenuti nel circondario ha permesso ai poliziotti di individuare il terzetto e denunciarli per furto aggravato, anche per un analogo episodio commesso in un negozio di Mondolfo. Cambiamo argomento. Si trasferiranno nella sede dell'ex tribunale a Fano gli uffici comunali che attualmente si trovano in via Vitruvio. Ora anche Palazzo Nolfi ospiterà gli uffici del comune di Fano e traslocheranno da via Vitruvio. Probabilmente ad essere ospitati nei locali che un tempo furono sede dell'ex tribunale saranno l'ufficio commercio e quello di polizia amministrativa, e con buone probabilità anche gli addetti dell'ufficio viabilità troveranno casa qui, e così il trasloco da via Vitruvio sarà completato. Per migliorare anche l'accessibilità, perché in alcune situazioni gli uffici comunali sono difficili da raggiungere, qui si abbattono le barriere architettoniche e si riuscirà ad accedere in maniera semplice. Fra l'altro qui vicino ci sono anche dei parcheggi pubblici a pagamento, quindi spesso liberi, e dunque pensiamo di aver dato di dare in prospettiva un ottimo servizio alla cittadinanza. E ovviamente l'investimento, che ha riguardato appunto circa 100.000 euro. Terzo edificio in ordine di tempo ad essere coinvolto in questa operazione di riorganizzazione e riassetto della macchina amministrativa, che permetterà in termini economici notevoli risparmi di risorse pubbliche. Mi sono fatto una rassegna di tutti gli immobili che potevano essere messi a disposizione sia della città che anche per i nostri uffici, e tra questi uno è questo, è il tribunale dove siamo qui stamattina, l'altro è la caserma dei carabinieri, poi avevamo anche dei locali a Sant'Orso che erano prima di vite ad attività giovanili, poi dismessi, e quindi ci siamo messi tutti l'amministrazione intorno a un tavolo per decidere di cosa farne di questi uffici che erano vuoti e di poterli utilizzare sia per l'amministrazione come uffici, ma anche per la cittadinanza. E rimaniamo sempre in ambito di amministrazione comunale, perché alcuni giorni fa vi abbiamo parlato di un tesoretto di 25 milioni di euro che il comune di Fano avrebbe in cassa. Oggi, proprio nell'occasione che vi abbiamo mostrato poco fa, l'assessore Cala Cecchettelli ha specificato e ha chiarito alcuni aspetti proprio di questo avanzo di cassa.
Sì, ieri sera si è concluso l'iter dell'approvazione del bilancio che scadeva entro il 30 di aprile del bilancio consuntivo 2016 e quindi è fatto di numeri che scaturisce dalla chiusura del 2016 un avanzo di 20.400.000 euro di euro circa. La confusione che è stata fatta forse nell'interpretazione dei 25 milioni sono 25 milioni che derivano da anni precedenti di cassa che è depositata presso la tesoreria dello Stato, liquidità, quindi ci deve essere un equilibrio tra un avanzo che sarebbe un avanzo di gestione e anche una situazione finanziaria, quindi una situazione finanziaria abbiamo in equilibrio dell'ente, quindi dobbiamo cercarla sempre di garantire. Dei 20 milioni di avanzo però non tutto è utilizzabile perché quando si va a stendere il bilancio c'è una serie di normative che dobbiamo rispettare. Dobbiamo provvedere a fare degli accantonamenti per fondo di valutazione crediti, accantonamenti per perdite eventualmente derivanti da partecipate, per insoluti, per crediti di dubbia esigibilità, per contenziosi. Un avanzo che è libero, non vincolato, che è di circa 7 milioni, però anche questo non è tutto spendibile perché abbiamo sempre l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio. A giugno quanto facciamo gli equilibri di bilancio, vedere quello di questi 7 milioni cos'è spendibile e poi sono spendibili solo per particolari interventi, quindi è un risultato positivo, sono certamente avanzi che derivano anche dagli anni precedenti e quindi siamo rimasti soddisfatti perché siamo riusciti a portare avanti quello che mi premeva più sottolineare, siamo riusciti a portare avanti e pagare tutti i fornitori ed è molto importante che un'amministrazione paghi tutti i fornitori nei tempi canonici e prescritti e anche in breve. E parliamo di sanità pubblica e di ospedale unico. Il sindaco Seri torna alla carica su questo argomento e manda una lettera, una missiva aperta al presidente Ceriscioli avanzando alcune richieste. Sentiamo quali. Volete fare l'ospedale a Muraglia? Va bene, fatelo, ma allora Fano deve avere una sanità di qualità, una strada di collegamento nuova per raggiungere velocemente il nuovo nosocomio, una medicina di emergenza-urgenza vera e sanità privata convenzionata di eccellenza. Questa, in sintesi, la lista della spesa che il sindaco di Fano ha presentato a Ceriscioli per la tavola della sanità provinciale, in una lettera aperta al governatore delle Marche. La vicenda dell'ospedale nuovo di Muraglia la conoscete tutti, mi vede contrario, però alla fine è una competenza esclusiva della Regione e sono scelte di cui si assumono tutta la responsabilità. Per quello che mi riguarda ritengo che quella scelta rafforzi ancora di più la presenza del Santa Croce a Fano, perché io lo reputo il nuovo ospedale di Pesaro. Devo dire su questo il governatore ha dato delle aperture importanti, quindi l'ospedale Santa Croce deve rimanere come presidio ospedaliero con un codice, a cominciare da un pronto soccorso vero, con il codice rosso e con una chirurgia d'emergenza e una medicina d'emergenza alle spalle, ma deve esserci, al di là del discorso sanitario ma anche per un discorso di collegamento fra le due città, è giunto il momento che ci sia anche un collegamento fra le due città che diventi una variante alla statale 16. I nostri tecnici stanno già riflettendo su quello che può essere un percorso credibile e fattibile che possa congiungere Santa Veneranda con Belgatto. Se c'è la scelta di una sanità convenzionata, che non mi vede idealmente contrario a Fano, deve essere a Fano, ovviamente non deve essere competitiva alla sanità pubblica ma deve essere integrativa con delle eccellenze. La Giunta è con lei? Sì, io ovviamente ne ho parlato con la Giunta, ne ho parlato anche con la maggioranza e questa è una lettera, quindi la lettera lascia anche il tempo che
che trova. Ovviamente io ho anche detto in consiglio comunale che in questo percorso coinvolgo i gruppi consigliari, lo farò, ma voglio anche che il consiglio comunale si esprima, perché ovviamente su un tema come questo non è che il sindaco si alza la mattina e va in modo autonomo, è chiaro che il sindaco ci mette del suo, ma deve avere alle spalle la condivisione almeno del maggior numero di consiglieri comunali. Rimaniamo in argomento, perché assistere a un proprio parente malato terminale 24 ore su 24 è una possibilità ancora non riconosciuta per legge e pochissimi ospedali lo permettono. A Urbino, dal febbraio 2017, il responsabile del reparto di rianimazione e anestesia, Paolo Brancaleoni, ha introdotto il modello terapia intensiva aperta, TT aperta. In questo modo i parenti possono assistere il proprio parente per tutto il giorno, con la possibilità di accompagnarlo fino alla morte. Aumenta anche il numero di ore di visita al malato non terminale, con la fascia oraria che va ora dalle 13 alle 19. Con la TT aperta il malato si trova in condizioni migliori, con diminuzione dei parametri di ansia e stress, sia per pazienti che per familiari, afferma il dottor Brancaleoni. I familiari possono essere anche utili nell'assistenza agli infermieri, nelle pratiche più comuni, come ad esempio dar da mangiare al proprio caro. Cambiamo argomento. Che cosa fare in caso di terremoto o calamità naturale? A Lucrezia di Cartoceto questa mattina si è svolta una giornata dedicata ai più piccoli proprio su questo argomento. Vediamo com'è andata. Quali sono, in caso di calamità naturali, le giuste cose da fare e quelle invece da evitare? Come ci si comporta e cosa succede quando qualcosa che non possiamo prevedere accade sotto i nostri occhi? I recenti episodi, non ultimo quello delle ultime ore, legati al terremoto, ci fa ricordare che in certi momenti è di vitale importanza adottare i giusti comportamenti per salvare la vita nostra e quella di chi ci sta accanto. Per questo bisogna conoscere e comunicare, e se poi certe cose le impariamo da piccoli, ancora meglio. Il Comune di Cartoceto, per la terza volta e con soggetti differenti, ma sempre coinvolti in situazioni di emergenza, ha organizzato una giornata con gli alunni delle scuole comunali sul tema dell'emergenza e della prevenzione. E il tutto terminerà il 12 di maggio, invece, con alcune prove di evacuazione che caratterizzeranno tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Marco Polo. È una tappa che ho fortemente voluto e condiviso assieme al gruppo comunale di protezione civile di Cartoceto, perché ritengo che al di là poi della presenza in quel giorno importante dei rappresentanti del gruppo comunale di protezione civile, sicuramente dobbiamo avere l'obiettivo di vedere il più possibile formati il personale docente, il personale ATA, ma soprattutto che tutti gli studenti sappiano che cosa fare, speriamo di no, ma nel momento in cui accada eventualmente l'emergenza. Croce Rossa Italiana, Carabinieri Forestali, Soccorso Alpino e Protezione Civile sono i protagonisti di questa giornata. Abbiamo fatto una panoramica di gruppi che cambiamo in qualche modo tutti gli anni, in modo da poter far vedere ai ragazzi delle varie sfaccettature, dei vari attori che vanno a interagire in caso di calamità. Ma nel Parco di Lucrezia, a mostrare praticamente le tecniche di soccorso e recupero, quest'anno spetta ad un corpo che ultimamente, ahimè, abbiamo visto impegnato nella tragedia di Rigopiano, il soccorso alpino e speleologico. E oggi abbiamo fatto una piccola spiegazione ai bambini di cos'è esattamente il soccorso alpino e speleologico e dove va a operare. Dopo vediamo due piccole esercitazioni dove facciamo vedere come recuperiamo una barella all'interno di una grotta o davanti a un crepaccio. Me ne auguro naturalmente che non ce ne sia mai bisogno, però in qual caso è meglio sapere che cosa fare. Ed ora veniamo alle vostre segnalazioni. Ci occupiamo del parchetto pubblico in fondo a Viale Italia. Ve lo abbiamo mostrato in pessime condizioni, i suoi arredi vandalizzati. Però ora c'è una buona notizia per tutti gli abitanti di quella zona, perché il Lions Club ci ha messo le mani e ha riportato la situazione allo stato originario. Vediamo.
Un parco pubblico è uno spazio da rispettare e preservare perché è patrimonio comune. Spazio pubblico non vuol dire di nessuno, vuol dire di ognuno di noi. Troppe volte vi abbiamo mostrato le immagini di uno spazio destinato alla collettività, deturpato e vandalizzato, solo perché non protetto o sorvegliato. Questa volta vi mostriamo le immagini invece del parco di in fondo a Viale Italia, dove sconosciuti ne avevano danneggiato le strutture, riportato al suo stato originario da un service del Lions Club di Fano che ne curò il primo allestimento. E purtroppo ogni anno abbiamo questo service permanente, frutto di la prima volta abbiamo attrezzato l'area e poi ogni anno dobbiamo andare a una manutenzione sistematica. Abbiamo provveduto anche quest'anno, viva però è la speranza che qualcuno, diciamo così, possa farsene carico, qualcuno della collettività locale. Sarebbe auspicabile per preservare questi luoghi che sia con risorse private che pubbliche offrono spicchi di verde o spazi per mamme e bambini o chiunque voglia evadere dall'ordinario per momenti di relax. Certa normativa che esiste ad esempio nel comune di Bologna in cui i cittadini si prendono carico ad esempio della via dove abitano, dove possono fare alcune attività ma nel contempo abbellire la via stessa. E veniamo agli eventi. Domani, sabato 29 aprile, alle ore 17, appeso nella sala del Consiglio Comunale, si terrà una conferenza dibattito dal titolo La terra dei gelsomini per la pace in Siria. Interverrà Asmae Dashan, giornalista e scrittrice italo-siriana, premio giornalisti del Mediterraneo 2016 per il reportage Io nella tana degli uomini bomba, una delle massime esperte sul fenomeno dei flussi migratori in Europa, nonché del conflitto siriano. E siamo alla vigilia del 1° maggio, tante le opportunità in tutto il territorio, ecco che noi ve ne facciamo vedere una. Fine settimana lungo anche quello che sta per arrivare. La festività del 1° maggio di lunedì prossimo apre la porta a tante iniziative. La più gettonata sicuramente la gita fuori porta, ma per chi invece vuol restare a Fano o spostarsi di poco, a disposizione c'è la creatività, la fantasia e l'arte di un gruppo di 3 coraggiosi ragazzi, gli Asini Bardasci, che dal Teatro Apollo di Mondavio strarriperanno a Fano e dintorni. E arriveranno Alessandro Centolanzi e la sua band e inizieremo il 29 alle ore 12 a Luce Limberverde, che è una sala da tè a Fano, e da lì ci sposteremo alle 6:30 al Bastione San Gallo per il concerto vero e proprio. E successivamente la domenica ci sarà il nostro concerto di chiusura, preceduto da una sorta di festa, nel senso che faremo una parata di trampolieri e musicisti in giro per il centro storico di Mondavio. E successivamente il 1° maggio invece saremo alla Cantina Fiorini e ci sarà una sorta di stuzzicheria, degustazione insieme appunto al concerto jazz di Alessandro Centolanza. Insomma, vi ha divertito molto, oltre che insomma, ha creato tanta fatica questo esperimento, questa avventura. Divertito e impegnato perché poi è stato un percorso molto lungo e oggi cerchiamo di chiudere veramente festeggiando sia con tutte le persone che sono venute, ma anche chiamando a raccolta tutti quelli che ci hanno sentito, che hanno visto anche grazie a voi il lavoro svolto, e li invitiamo il 30, l'1, il 29 e anche il 2 a Macerata, perché poi chiudiamo lì alla solita cantinetta, l'appuntamento finale, diciamo, per stare un po' tra gli amici, a venire a teatro, al Teatro Apollo, qui a Mondavio. Bene, e con questa notizia chiudiamo l'ultima edizione di Occhio alla Notizia del mese di aprile. Dopo il ponte del 1° maggio noi torneremo martedì 2 maggio. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buone feste a tutti voi.